È stata una buona ripartenza, una bella vittoria, soprattutto una vittoria equilibrata dove non abbiamo fatto un forcing iniziale perché c'era il rischio che magari non sbloccando la partita perdevi un po' di certezze e di lucidità. Invece noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, una partita ordinata, senza strafare, di compattezza. E piano piano poi le cose sono venute, quindi devo fare solamente complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto. Sì, c'è stato un miglioramento generale e credo che possiamo, ci sono ancora tanti margini di miglioramento perché poi dopo, comunque quando saremo tutti al completo avrò la possibilità di girare di più. Oggi i 5 che sono entrati molto bene e in questo momento, giocando una volta ogni 2 giorni addirittura, i cambi diventano determinanti. Mister, quanto è importante l'apporto e l'esperienza di Milik in questa squadra? Milik l'apporto è importante perché Milik sa giocare a calcio e quindi è anche un piacere vederlo giocare. Mister, che settimana ha vissuto Vlahovic dal punto di vista mentale, magari senza il gol oggi come l'ha visto? No, era serena e tranquilla, l'ha fatto con Nazionale e quindi stasera ha fatto un bel gol, i suoi gol. Lui quando le azioni si sviluppano a velocità, lui sicuramente ne trae beneficio. Che partita si aspetta col Maccabi? Una partita complicata, difficile, loro sono una squadra fisica, una squadra che comunque col Paris Saint-Germain è andata in vantaggio, a Lisbona col Benfica al primo tempo aveva finito 0-0, quindi non è una partita semplice. Mister, le chiedo un parere sui giocatori che rientrano dagli infortuni, Sandro, Locatelli e Rabiot. Hanno fatto una buona partita, direi che 15 giorni di infortunio, soprattutto la sosta, le ha fatto molto bene.